Finalmente ieri, 28 settembre 2022, Amazon ha finalmente fatto la famosa conferenza. Naturalmente l'invito era rivolto per gli specialisti del settore. Finalmente sono riuscito a racchiudere tutte le informazioni inerenti, le novità che escono a breve qui in Italia e tante altre che purtroppo per adesso escono solo negli Stati Uniti. Prossimamente, speriamo in un prossimo futuro abbastanza breve, escano anche qui in Italia. Partiamo subito parlando con la famiglia Eco. Esciranno esteticamente sempre la solita forma sferica, sia l'eco normale che quello con orologio. Ma cosa cambia? Abbiamo sulla parte audio un miglioramento ulteriore. So che ogni volta che vi presentiamo un eco, diciamo che è sempre meglio nella parte audio rispetto al precedente. Beh, diciamo che Amazon sta sviluppando molto la parte audio di questi dispositivi. Comunque arriviamo ad un audio full range, alti nitidi e bassi sempre più profondi. È dotato anche di un accelerometro per i controlli touch. Si avrà la possibilità, toccando la parte superiore, di mettere in pausa o in play una canzone che stiamo ascoltando, piuttosto che fermare un timer o concludere magari una chiamata. Per quanto riguarda invece la versione con orologio, hanno aumentato i punti LED sul display, si va ad un 5x21, e questo dà la possibilità non solo di avere l'informazione oraria, ma anche previsioni meteo, piuttosto che il brano che stiamo ascoltando o l'artista. O eventualmente anche dei calcoli che abbiamo chiesto di fare. Le colorazioni sono blu notte, antracite e bianco ghiaccio. Prezzi per la versione normale, diciamo senza orologio, 59,99 euro, per poi arrivare a 69,99 euro quello con l'orologio. È disponibile già in preordine con consegna dal mese prossimo. Come nostra consuetudine vi metteremo qui sotto il link per effettuare anche il preordine. Passiamo poi ad Eco Studio, il famoso, passatemi il termine, subwoofer, cassa, che aveva già un suono spettacolare. Si può migliorare ancora di più? Certo, per poter migliorare non c'è mai limite. Questo prodotto viene migliorato nella parte audio assicurando un audio molto più profondo, molto più avvolgente, e grazie all'elaborazione audio spaziale si avrà un audio più performante su tutte le frequenze audio. L'elaborazione audio spaziale è stata progettata per migliorare il suono stereo, permettendo maggiore chiarezza e intensità per musiche e colonne sonore. L'obiettivo di Amazon con questo prodotto è quello di emulare il Li-Fi sulle sue performance audio. Tutto questo per creare un'esperienza audio del tutto immersiva. Hanno dichiarato che con questa tipologia di prodotto avremo la possibilità di avere un audio molto migliore, quindi anche per l'ascolto di musica, piuttosto che di serie, piuttosto che di tante altre parti audio, si avrà il parlato nella parte centrale e tutto il resto del suono che vi avvolge. Quindi un'esperienza nettamente migliore rispetto al precedente. Dal mese prossimo è disponibile nella colorazione antracite ad un prezzo di 199 euro, e prossimamente sarà disponibile anche quella bianco ghiaccio. Apriamo adesso una parentesi e vi premetto che purtroppo per adesso questo tipo di prodotto che sto per presentarvi non è ancora disponibile per il mercato europeo. Attualmente si ha la diffusione di questi prodotti nella parte americana e canadese. Stiamo parlando del Fire TV Omni QLED, disponibile nelle versioni da 65 e 75 pollici, disponibile con Local Dimming Full Array, che divide idealmente il pannello in 96 zone di controllo per aumentare il contrasto e quindi la profondità. Pannello 4K con Local Dimming, che promette una qualità nettamente migliore rispetto all'attuale Fire TV Omni già presente sul mercato americano. HDR 10 Plus, Dolby Vision IQ, sfrutta i metadati per rendere l'immagine sempre più nitida e ottimizza i chiari e gli scuri dell'immagine. Abbiamo poi un sensore crepuscolare che interagisce direttamente col televisore, adattandosi in base alla luminosità della stanza. Poi abbiamo l'Ambient Experience, rileva la presenza di una persona all'interno della stanza, magari di fronte al televisore, ed attiva un pannello nel quale si andrà a colloquiare direttamente col nostro dispositivo vocale e vi darà la possibilità di aprire tutta una serie di pannelli tipo widget.
Attualmente però non ci sono ancora le date di uscita per il mercato europeo. Per il 65 pollici siamo su una cifra in dollari di 799,99 e per il 75 1099,99. Passiamo ora all'auto. Sì, perché hanno riscoperto, ridisegnato, rifatto EcoAuto. EcoAuto è un prodotto che secondo me non è stato capito appieno. Diciamo che va a svecchiare quella che può essere un'auto che ha un infotainment un po' datato o comunque ad auto che non hanno proprio nessun tipo di sistema che le possa rendere smart, passatemi il termine. L'EcoAuto è stato ridisegnato ed è stato fatto molto più compatto, ma è totalmente ricoperto in stoffa rispetto al suo precedente che aveva tutta la scocca in plastica. 5 microfoni con una sensibilità ancora maggiore e vi posso garantire, essendo un felice possessore di EcoAuto della prima generazione, che già quello riusciva a sentirmi quando parlavo anche in condizioni, ho fatto il video qui sul canale, quando c'era il finestrino aperto, magari l'aria condizionata accesa, tutti i rumori che si possono creare all'interno dell'auto. La cosa interessante è che c'è la possibilità di chiedere al nostro assistente vocale tramite EcoAuto far intervenire i soccorsi all'occorrenza. Si ha un nuovo supporto adesivo in modo tale che non si è vincolati dal doverlo attaccare per forza ai bocchettoni dell'aria, cosa che sul precedente modello era d'obbligo. Prezzo di listino sul mercato statunitense $54,99. Prossimamente hanno detto che arriverà anche in Italia, speriamo entro la fine dell'anno. Dopodiché abbiamo il Ring Spotlight Cam Pro. Si può impostare una soglia molto più precisa per il rilevamento delle persone, permetterà di far partire la registrazione solo quando si ha la certezza che rilevazione in 3D Bird's Eve View disegna su una mappa praticamente il percorso che ha fatto l'oggetto o la persona che sono stati intercettati. Ring Spotlight Cam Pro Plus. Questa volta hanno ridisegnato questa telecamera pensandola per gli interni, quindi hanno tenuto da conto molto la parte estetica del prodotto. Ha una visione notturna a colori, il live view e all'occorrenza anche una sirena. Anche questi purtroppo sono disponibili attualmente per il mercato americano e si va sui tre modelli. Il Ring Spotlight Pro Solar ad un prezzo di $249,99, Ring Spotlight Pro $229,99 e Ring Spotlight Plus $199,99. Hanno toccato anche le telecamere Blink Wired Floodlight, risoluzione a 1080, 2600 lumen, chip Amazon AZ2 che consente la registrazione e l'elaborazione direttamente in sede, quindi non servirà un cloud esterno per poter gestire l'elaborazione dell'immagine. Dopodiché abbiamo un accessorio per poter rendere mobile la nostra telecamera Blink Mini Pan Tilt, prezzo $29,99. E grazie al fatto che si può collegare alla telecamera su questo accessorio abbiamo la possibilità di una visione a 360 gradi e si può collegare con una micro USB. E per ora purtroppo anche questa è disponibile solo sul mercato americano. Questi erano i prodotti che Amazon ha dichiarato di mettere sul mercato, la maggior parte sul mercato statunitense, ma noi speriamo che entro l'anno amplino queste consegne anche al mercato europeo. Vi lasciamo qui sotto i link in descrizione per poter iniziare a fare i preordini dei prodotti disponibili anche sul mercato italiano. E se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e attiva la campanella in modo tale da poter supportare il canale. Io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao!